Nessun problema, ragazzi, qui tutto sotto controllo. Ci siamo finalmente ritrovati nel summit della carriera allenatore con l'Atalanta. Allora, siamo appunto nella nostra carriera con l'Atalanta, che ci è stata consigliata gentilmente dal nostro caro amico Kundispa. Ormai siamo migliori amici, vabbè, non esageriamo. Allora, perché non si fosse visto lo scorso episodio, se lo andasse a vedere, perché ho presentato un po' la carriera, perché come avete visto non siamo all'inizio, però ho fatto le cose basi e poi ho detto il nome principale di questo nostro calciomercato, ovvero Juan Manuel Iturbe. Se andiamo a vedere la lista preferiti, oltre ad Alberto Grassi, che l'abbiamo rimandato pagando il prestito, li abbiamo rimandato al Napoli, per poi io lo voglio comprare. Juan Manuel Iturbe, eccolo qui l'uomo su cui si basa il nostro calciomercato, perché la mia idea è quella di farlo rinascere per metterlo come titolare sulla fascia destra, perché è anche un giocatore che nella realtà è seguito dall'Atalanta, quindi anche un acquisto abbastanza realistico. Allora, i ruoli che dobbiamo un po' andare a migliorare sono forse, no, nemmeno tanto forse, la difesa, i centrali, e un portiere di panchina. Però io direi di iniziare ad andare avanti, che oggi vedremo, simuleremo anche queste prime partite. Grassi si è unito solo di recente, com'è possibile? Si è unito a gennaio del 2015, 2016 si è unito, gennaio della scorsa stagione, vabbè. Iturbe 12 milioni e mezzo, è un po' tantino. Lozano intanto, Lozano sì, l'amico Fritz lì. Vabbè, avete visto voi chi è, se non l'avete visto ve lo faccio vedere adesso, che sono diventato il nome Cabezas. Cabezas vuole giocare, quindi sì, lo facciamo giocare al posto del Papu con Paloschi ed Alessandro, oppure no, Cabezas lo mettiamo sulla destra e di qua mettiamo Gomez, che sia Kurtic, Carmona, Toloi. Vabbè, giochiamo la prima partita con tutti i titolari, perché l'Amburgo, che è un avversario abbastanza ostico, perché è un'ottima squadra comunque l'Amburgo, anche l'Anderlecht, forse il Leganés che affronteremo dopo l'Amburgo, è un po' più abbordabile per la nostra Atalanta. Quindi andiamo a vedere come finisce. L'unico cambio tra i titolari è Cabezas, finisce 3-0 con doppietta di Gomez e uno di Pinilla subentrato a Paloschi. Ottimo, ottimo, già si vede una grande Atalanta. No, a parte scherzi, seriamente, è buono che abbiamo battuto 3-0 una squadra così, cioè, così ostrica come l'Amburgo. Allora, se andiamo a vedere tra le nostre contropartite, ci deve essere per forza qualcuno che costa e che non voglio. Ad esempio, non lo so, Carmona non è buono, non lo so. C'è qualche giocatore che non, che voglio vendere? Migliaccio forse, no, però Bassi, dai, che costa 1.300.000, più, che ne so, 1.300.000, facciamo di sicuro 700.000, così sono 2 milioni, facciamo 5.700.000 più Bassi per ora. Proviamo un'offerta così molto, molto Bassi, appunto, un'offerta molto Bassi, no, a parte scherzi, un'offerta bassissima, quindi comunque possiamo sperare poco da una risposta positiva. Vediamo, Petagna si allena bene, quindi io direi di premiarlo con, per farlo giocare. Anche Conti si allena decentemente. Vabbè, facciamo giocare anche, anzi, invece di solo chi si allena meglio, per questo amico lo facciamo giocare proprio tutte le panchine, perché cioè, non dobbiamo sottovalutare Leganés, che comunque è un'ottima squadra. Però comunque proviamo a giocare con le panchine. Intanto qui offerta per Masiello, direi di azzardare al 4 milioni, perché è il Chievo Verona. Intanto sto balbettando in un modo incredibile in questo episodio. Poi c'è Kurtic, offerta da 4.700.000 dall'Empoli, 7.100.000 anche, io ne chiederei 8. Kurtic è il perno del nostro centrocampo, però se ce lo danno via ad 8 milioni, beh, ve lo posso anche dare comunque, anche per qualcosa in meno, non sotto i 7.500.000 però. Ok, Leganés ha vinto la prima partita, quindi io direi di giocare con Papu Gomez comunque titolare, perché deve essere il nostro uomo chiave, appunto, facciamolo giocare. Poi Petagna in attacco con Carmona che rimane, Gagliardini e Freuler a centrocampo, a terzino Conti con Caldara e Stendardo.
Poi, vabbè, a Porto a Sportiello e a terzino sinistro non ne abbiamo, quindi rimane Dramé. Quindi serve anche un terzino sinistro, ora che lo stiamo notando. Quindi andiamo a simulare la partita contro il Leganés. Sportiello, Conti, Caldara, Stendardo, Dramé, Freuler, Carmona, Gagliardini, D'Alessandro, Petagna, Gomez. Passa subito il Leganés in vantaggio. E noi vinciamo 3-1 con D'Alessandro, doppietta e Papu Gomez. Quindi siamo passati automaticamente, ottimo. Così possiamo andare un po' più calmi nella partita contro l'Anderlecht. Sono interessati a Bassi, ma vogliono un po' più di soldi e ne vogliono anche tanti. Gagliardini qui uno stop di una settimana, però vabbè. Non ci interessa più di tanto. Offerta per Mauricio Pinilla. Quello che ho riflettuto molto dal primo episodio è che, avendo Paloschi, Petagna e Piniglia, Piniglia lo potremmo anche vendere. È vero che poi potremmo fare la fine del Napoli e speriamo di no, che si infortuna sempre Paloschi, abbiamo solo Petagna. Però per fare cast comunque proviamo a cederlo a 5 milioni o anche a 4 milioni e mezzo, dai, 4 milioni e mezzo, perché comunque un 32enne e poi Piniglia è forte, però comunque per fare cassa ci servono. Ok, alziamo di un pochino, andiamo a 6 milioni e mezzo per i turbo, un'offerta altissima per il nostro budget, però dobbiamo fare questo sacrificio perché ci serve voglio un attaccante, vero e proprio attaccante, e poi puntiamo un attimo alle panchine. Ok, quindi Kurtic 5 milioni e 100, ok, Masiello se ne va a 4 milioni, Kurtic rifiuta offerta perché non vanno troppo in avanti, quindi preferisco non trattare e non perdere tempo con l'Empoli. Masiello se ne va e la cosa non è che mi piaccia più di tanto. Cioè, sì e no. Ok, offerta per Stendardo 500.000 l'attivo. Il tifoso vuole fare la nostra difesa. Facciamo 1 milione, dai. Così ci date bei 5 milioni e noi possiamo fare un altro po' di calciomercato. Ok, continuiamo ad andare avanti alla partita contro l'Anderlecht, dove siamo un po' più a mente fresca, un po' più pieni di morale, però speriamo anche di vincere così da fare punteggio pieno. Qua la Roma niente, però direi di aspettare perché allora qua andiamo avanti la trattativa, io 4, meno di 4 milioni e 4 non lo vendo, cioè, perché comunque bisogna anche farci un po' di cassa con Piniglia. I turbe sospendiamo un attimo la trattativa perché voglio aspettare che abbiamo più soldi per evitare che poi la Roma non voglia più trattare. Facciamo giocare Migliaccio con Freuler e Carmona. Conti lo riconfermiamo a sinistra. Masiello deve partire, quindi Swagger e Matoloi mettiamo. Con Sportiello a porta, Conti e Dramé sulle fasce. D'Alessandro, sì, D'Alessandro va bene. Mettiamo Piniglia al centro perché per ora non è ancora, cioè non ha ancora accettato il Caen l'offerta per Piniglia e quindi giochiamo così. C'ho qualcuno infortunato? Sì, Gagliardini in panchina, vabbè. Quindi Atalanta Anderlecht giochiamo in casa, no, nemmeno in casa perché è un tour, però 4-0, ragazzi, abbiamo vinto 3 partite su 3 segnando 10 gol e subendone uno. Wow, ok, adesso abbiamo il Colonia che è un avversario abbastanza tosto. Ok, 1,3 milioni in più. Sto dicendo sempre, ok, non vi preoccupate. 7 milioni e 8 che sarebbero il 1,3 milioni che ci hanno dato. Speriamo di portarci a casa una mano di turbe. Oh mio Dio, chi è? La Fiorentina. Ragazzi, forse ci salta i turbe. È il sogno che avevamo in mente. Cioè, quello che abbiamo in mente di fare non potremmo farlo. Io aspetto un attimo per fare gli allenamenti perché voglio aspettare che Gagliardini si recuperi. Intanto dico sempre le stesse parole. Allora, offerta per la Fiorentina accettata. Offerta per la Fiorentina accettata. Allora, aspettate, 800.000. Allora, ho venduto qualcuno, 4.100.000 qui, 4.400.000 sempre. Ok, i soldi iniziano ad arrivare. Quindi io direi di farla la cavolata, perché è una cavolata, però Guglielmo Stendardo non vogliono 1 milione. 11 milioni e mezzo hanno offerto quelli della Fiorentina.
Trattativa in corso. Allora, andiamo su 11 milioni più bassi. Sarebbe mezzo milione in meno a quello che ha offerto la Fiorentina, però noi diamo anche il cartellino di un giocatore. Proviamoci, ragazzi, lo so che è una follia e spero che rifiuti la Roma e accetti quella della Fiorentina, però proviamo a portare a casa i Turbe. Intanto qui abbiamo il Colonia e giochiamo sempre, Gomez non si stanca mai, giochiamo con... Dai, D'Alessandro, riposati un pochino, meglio mettere Cabezas per dargli un'opportunità in più, anche se ha giocato bene la partita, cioè spero che abbia giocato bene. Che si è Carmona riconfermato con Kurtic che va davanti la difesa, Dramé deve per forza giocare, qua siamo a corto, abbiamo i difensori contati, dobbiamo cercare più in fretta un difensore centrale, quindi prima di simulare io direi di andare a chiedere informazioni per qualche difensore. Vediamo, il difensore centrale, ecco qui. Ödd della Lazio, sarebbe un buon difensore, conosce già la Serie A. Salcedo in prestito, però anche sarebbe un ottimo difensore Salcedo. Poi il resto non è che mi piacciono così tanto, eh. Vediamo qui qualsiasi ruolo da prima squadra. Questo che cos'è, in scadenza? Penso di sì. Ok, questi sono i giocatori in scadenza. Beh, si potrebbe comprare qualcuno a poco prezzo ora e provare, cioè qualcuno di utile ovviamente, però non c'è nessuno per ora. Gli osservatori non è che stanno trovando qualcuno di buono, ma dove li abbiamo mandati? Ah, ecco, uno in Italia, uno in Francia, uno in Germania e mandiamo questo qui in Inghilterra. Ok, c'era qualquadra che non andava. Ok, quindi andiamo a simulare con il Colonia, ecco. Le semifinali speriamo di andare almeno in finale. Formazione titolare, sì, quasi titolare. E perdiamo 2-1, sempre col gol di Papu Gomez, però ha sbagliato anche un rigore. E cazzo. Vabbè, risse modeste. Il Colonia comunque è una grande squadra, quindi ci sta anche la sconfitta. Allora, Ed vogliono 10 milioni. Troppo. Premio 3 milioni. Allora, per Wesley Hood vogliono 10 milioni. 10 milioni abbiamo detto che è troppo. Però se tipo gli offrissimo... non lo so, chi gli possiamo offrire? Ad esempio Piniglia, no? Che non lo stiamo ancora vendendo. Piniglia che costa 4 milioni e 2, più tipo 2 milioni e 8, un'offerta tipo misera. Però per strappare un ottimo difensore che andrebbe ad affiancare Caldara, penso, anzi no, Toloi, più Toloi che Caldara, ho detto tre volte Toloi. Vabbè, allora Gagliardini si è ripreso, quindi facciamo questi allenamenti. Ha davvero un controllo palla buono, però Gagliardini, io in cosa l'avevo allenato? Mi pare in passaggi, non ricordo se l'avevo allenato in passaggio. Mantieni il possesso, superto uomo, era man. Forse era sberto uomo, non mi ricordo. Vabbè, andiamo nei passaggi, dai. Vediamo come vanno questi allenamenti. BBBBBD. Che si è... non ti stai allenando molto bene. Quindi direi di dare più un'opportunità ad altri centrocampisti come Gagliardini che sta facendo degli allenamenti buoni. Ok, non andiamo troppo avanti. E la Roma ha accettato. La Roma ha accettato per i Turbe. Una mano di Turbo potrebbe diventare il più presto possibile un attaccante, anzi un giocatore dell'Atalanta. Qui per Piniglia non vogliono più trattare. Per Migliaccio continuiamo la trattativa, voglio 800.000 euro. Però la cosa buona è che una mano di Turbo può diventare, cioè sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. A breve l'ufficialità. Ok, aspettate, facciamo gli allenamenti. E poi andiamo a cercare subito un altro difensore perché Odd è irraggiungibile da come appena... No, 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 ho premuto X per sbaglio. Odd comunque è irraggiungibile perché a parte che chiede troppo alla Lazio, ma poi è un difensore molto forte, quindi possiamo sperarci poco. Che si continua a prendere un AD, non si sta allenando molto bene, gli altri invece tutti buono. Per me un allenamento buonissimo e là è decente B e C. Allora, Ed, proviamo a fare l'ultima offerta da 3 milioni e
300.000, sì, così, 3 milioni. Non andremo oltre quell'offerta. Intanto non mi ricordo, abbiamo fatto la primavera, non l'abbiamo iniziata la primavera, però la iniziamo a fine calciomercato perché i soldi che avanzeranno, non voglio spenderli subito ora, i soldi per la primavera. Ok, niente mail, ci arriva l'ufficialità che Iturbe è un nuovo giocatore dell'Atalanta, primo acquisto ufficiale di Gasperini e poi Migliaccio se ne andrà. Ok, quindi già la formazione titolare è finita, anzi forse un cioè no, forse ci serve un difensore titolare perché adesso stiamo con Caldara e Toloi perché Stendardo non mi piace, lo potremmo anche tenere come panchinaro e quindi ci servirebbe un difensore, lo dobbiamo comprare per forza. Ecco, a centrocampo come stiamo messi? Ebbè, anche un centrocampista servirebbe, perché Migliaccio se ne va e servirebbe anche un centrocampista, un terzino sinistro. Comunque dobbiamo lavorare molto sul mercato. L'attacco va bene, dobbiamo... Ah, ci serve anche un portiere, ricordiamocelo, perché non abbiamo proprio portieri. E ricordiamoci che abbiamo Piniglia, comunque un giocatore che sarebbe utile alla squadra, ma poco. Cioè l'80% se non è utile, il 20% è utile. Quindi se ce lo teniamo è buono, però ci serve per fare cassa, quindi nemmeno tanto buono. Poco, offerta troppo bassa per Stendardo, voglio almeno 800, 855 mila, ma sì. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, andiamo a vedere subito un difensore centrale. L'idea però di Odd mi sarebbe piaciuta, soltanto che... Cioè, vogliono troppo, però qua c'è un Bianchetti che era il capitano mi pare dell'Inter Primavera, non mi ricordo. E quindi, cioè, è molto forte e poi molto promettente. Per il resto, niente di che, sempre i stessi. Vabbè, allora andiamo a vedere qualche altro ruolo, ad esempio portiere promettente, no? C'è questo, c'è Alessio Cragno, questo Alessio Cragno. Che è in prestito dal Cagliari, però Mirko Pigliacelli che beh non è granché. Momadou Sarr è decente come giocatore. Gomis ci sarebbe, oppure no, però in prestito Gomis, oppure ci sarebbe un giocatore del come si chiama, dell'Ajax che mi interessa molto. Onana, Andrei Onana, che è dell'Ajax, che è un grandissimo giocatore. Io direi di fare come una carriera mia vecchia, che avevo registrato ma che non vi ho mai fatto vedere, di andare a cercare proprio nelle squadre che contengono più talenti. Andiamo a cercare così Ajax, massimo 19 anni o meno, l'età che vogliamo, io metto 19, e seguiamo tutti quanti. Ad esempio Basur è qualcosa di difficile da portare, però Cassierra, Eiting non è che così tanto buono. Riedewald che può fare anche il centrale difesa. Nuri, Dolberg non lo seguo, anzi lo seguiamo dai, ma è un talento fantastico. Zeefuyk, De Jong, ma Eiting lo seguiamo, ma sì, seguiamo tutti. Almeno comunque per far lavorare anche l'altro osservatore e poi per cercare nuovi talenti. De Ligt è un ottimo talento, non possiamo più seguire. Che bello, aggiungi alla mia lista preferiti e Václav Serný, no, lo possiamo seguire, però è anche lui un gran talento. Ok, poi visto che ci servono anche italiani, tipo andiamo in Serie A, no? Calcio A che stava dopo l'Eredivisie, Calcio A, ok, e andiamo alla Juventus, che è la squadra italiana con più talenti, solo Mandragora e Audero, perché sono tutti in prestito. Che bello. Allora, Mandragora, chiedi, ma che cazzo? Chiedi di seguire e chiediamo informazioni, e anche per Emil Audero. Un altro portiere sempre potrebbe essere, non mi ricordo il nome italiano, della Aston Villa, quindi non in Premier League ma in FL Championship, della Aston Villa, è italiano. Ma che cazzo, quanto sono scemo. Ok, quindi dell'Aston Villa, nazionalità italiana. Ok, mi pare che, cioè no, mi pare, sono un testa di cazzo.
Vabbè, ragazzi, non ci pensiamo più, non lo cerchiamo, capita. Andiamo avanti. Ah. Allora, andiamo avanti. Sabato, Wesley Hood, andiamo a vedere subito. Andreona 6 e mezzo e Milauder 1 e 6. Ottimo, quindi lui sarà il portiere di panchina perché noi andiamo a fare un'offerta bassissima, basilarissima di 1 milione, bassissima. Però Nana, che sarebbe un talento nuovo, non so se qualcuno già l'ha portato su, cioè se già lo conoscete, però preferisco rimanere più nel campo italiano. Ed comunque abbiamo detto che è un talento irraggiungibile, è un giocatore irraggiungibile più che altro. Siligardi, Etemai dal Chievo sarebbe un centrocampista di qualità e anche lo potremmo prendere a molto poco. Proviamo a fare un'offerta da 3 milioni per Parim Etemai. Pisano però gioca solo a destra. Pezzella è un talento buonissimo del Palermo, però su FIFA non è molto forte. Diawara è fantastico. Bastien è un ottimo centrocampista. Boye anche attaccante buono. Di Gennaro potrei provare, però non lo so, lo seguo, ma non è che mi piacerebbe più di tanto. Luca Rizzo sarebbe anche, no, vabbè, nemmeno tanto. Carlos Sanchez è appena arrivato. Ah no, è anche in prestito, cioè figuriamoci. Alfredson e Antonio Cassano. Vabbè, un'idea che avrei. No, vabbè, non mi piace. Allora, ci servono talenti italiani. Però vi dico. Allora, ci servono talenti italiani. Però non li andiamo a cercare subito in questo episodio perché sta per finire e sta durando davvero molto. Quindi, ultime trattative e poi basta. Cioè, finiamo proprio in questo giorno. Ok, Migliaccio è venduto. Odd e basta, però andremo a fare una controfferta nel prossimo episodio. Adesso invece facciamo due offerte e ci lasciamo così con 3 milioni per Matteo Bianchetti, grandissimo talento dell'Hellas, e poi 2 milioni per Rolando Mandragora. Quindi ragazzi, io vi aspetto al prossimo episodio per continuare la nostra avventura all'Atalanta, che sta andando davvero molto bene. È futuro della mia carriera, Guglielmo Stendardo se ne vuole andare, cioè vuole ritirarsi, quindi penso che non lo venderemo. La nostra formazione titolare per ora è questa. Consigliatemi i giocatori da comprare, se poi porto avanti delle trattative. E niente, io vi ricordo che non c'è nessun problema perché è tutto sotto controllo. Bella ragazzi!